Ingram, ho un rapporto per te, eccolo. Ecco il tuo olonastro, censore. Spero contenga dati importanti. Grazie. Sono felice di vedere che stai bene. Temevo che l'intercettatore potesse causarti effetti collaterali. È vero, che fine ha fatto l'intercettatore? Comunque è stato divertente. Ti riferisci al fatto di ridurmi in tante particelle prima di rimettermi insieme? Devo ammettere che è stato divertente. Scherza pure, ma al posto tuo non mi fiderei troppo della tecnologia che non comprendo. Nah, è divertente alla fine. A proposito di tecnologie che non comprendo, consegnerò questo olonastro al censore Quinlan. Perfetto. Sono proprio curiosa di sapere cosa contiene. Fai pure. Cosa sperate di trovarci? Cosa speri di trovarci? Qualunque informazione l'istituto sta cercando di proteggere. Prima di saltare a conclusioni, vediamo cosa riescono a tirarci fuori gli scribi di Quinlan. Sono sicura che l'istituto ha protetto tutti i suoi dati. Ci vorrà del tempo per decifrarli. È molto probabile. Una volta finito, li analizzeremo. Così finalmente sapremo cosa abbiamo preso dal loro computer centrale. Nel frattempo, ho un nuovo incarico per te. Scommetto che non vedi l'ora di sporcarti le mani con il nostro nuovo progetto. Che cosa ti ha detto Maxon a riguardo? Mi ha detto poco, che ci farà vincere la guerra. Pare che lo ritenga molto importante. Importante dire poco. Stiamo concentrando tutte le nostre risorse su questa cosa. Spero ne valga la pena. Seguimi, è da questa parte. Va bene. Hai certamente notato che stiamo costruendo un'impalcatura sulla pista. Sì, l'ho notata. Hanno trovato qualcosa che sposterà l'ago della bilancia dalla nostra parte quando affronteremo l'istituto. Il Pridwen sarà anche grosso, ma non è stato costruito per combattere. Quello è vero, è un dirigibile. Il nostro nuovo progetto. Che cos'è? Quest'area di stoccaggio contiene ciò che resta del Liberty Prime. Liberty Prime? La confraternita l'ha usato nella zona contaminata della capitale come arma contro l'enclave. È il robot più avanzato che abbia mai avuto. Purtroppo è andato distrutto sul fronte. Ho trascorso buona parte degli ultimi anni a rimetterne insieme i pezzi. Se pensi che sia stato facile, prova a ricostruire un Protectron bendato. Fosse un problema. Ci servirà il tuo aiuto per rendere il Liberty Prime di nuovo operativo. Certo. Se vuoi, posso contattare il meccanista. Non c'è problema. Vedrai che è meno peggio di quello che sembra. Vorrei essere altrettanto ottimista. Non sarà affatto semplice. Lo vedo. Ora, è tutto distrutto. La buona notizia è che abbiamo assemblato la maggior parte dei pezzi di Prime. Quella cattiva è che non basterà qualche bullone e qualche saldatura quella per rimetterlo in moto. Il primo problema è la sua CPU. È delicata e tutte le volte che proviamo a darle corrente salta. Come mai la corrente fa saltare la CPU? Liberty Prime ha un sistema di alimentazione molto complesso. È stato danneggiato in gran parte dall'esplosione. Così sto lavorando alla cieca inventandomi dei pezzi di ricambio. Meno male che hai convinto la dottoressa Madison Lee a tornare con la computer. Meno male sì. Lei era nella squadra che ha costruito l'originale Liberty Prime poco più di una decina d'anni fa. Le ho già parlato, ma dice di non voler lavorare su Prime. Devo convincerla? Se riuscissi a convincerla a darci una mano con il sistema di alimentazione, potremmo riuscire a rimetterlo in moto. Va bene, ci parlo io. Quindi tu saresti Prime, eh? Tutta questa tecnologia mi fa venire in mente qualcosa. Ma ci vorrà del tempo. Ogni cosa a suo tempo, Prime? Paladino Dance! E qui anche lei, eh? Visto che è qui, andiamo assieme a parlare con la dottoressa, forza! Saluti, cavaliere! Salute, cavaliere! Dottoressa, eccola, buongiorno! Se sei qui per convincermi a lavorare su Liberty Prime, scordatelo! Lei sa che io la convincerò, vero? Perché hai cambiato idea? Perché hai cambiato idea? Non ho cambiato idea. Avevo promesso che sarei tornata dalla confraternita d'acciaio e ho rispettato la mia parte dell'accordo. Però ti ricordo che hai fatto una promessa. Devo ricordarti la tua promessa? Non è necessario. Di al censore Ingram di preparare i suoi scribi. Beh, ci attende parecchio lavoro prima che Liberty Prime possa tornare a funzionare. Ma ce la faremo. È stato facile. Andiamo da Ingram, forza. Ingram, missione compiuta. Direi che siamo partiti con il piede giusto, no, dottoressa? Lo spero proprio. Prime ha subito danni importanti al suo nucleo di memoria. Avreste dovuto fare più attenzione, censore.
La buona notizia è che i danni non sono irreversibili. Dovrai riuscire a dare corrente al nucleo della CPU senza sovraccaricarlo. Ottimo! A patto di non avere gente tra i piedi. Non è incantevole? Un amore. Sarà meglio che torni più tardi. Va tutto bene, non preoccuparti. Porteremo a termine il lavoro. Non sarà certo qualche scaramuccia a fermarci. Brava Ingram. La dottoressa Lee è troppo importante per rinunciare a lei tanto facilmente. Stiamo lavorando con uno dei progettisti originali di Prime. Non potremmo chiedere di meglio. Le cose stanno andando così bene che potrai iniziare a costruire gli attuatori elettromagnetici di Prime. Cosa sono gli attuatori? Cosa sono gli attuatori? È molto semplice. Gli attuatori servono a far muovere le braccia e le gambe di Liberty Prime. Ah. I nuovi arti di Prime sono troppo pesanti per i pistoni idraulici che usavamo in passato. Certo. Dobbiamo rimuoverli, realizzare un nuovo sistema utilizzando gli elettromagneti e installarlo nei suoi arti. Ah. Il tuo compito è costruire gli attuatori. Ora certo, che sai perché cosa devo farlo sono io gli non gli scrivi? Devi imparare come si costruiscono. Esatto. Questi sono i progetti e la lista dei materiali. Non perderli. Grazie. Per fortuna molti dei materiali grezzi presenti in quella lista si trovano proprio qui, nell'aeroporto. Meno male. L'unica cosa che ci serve è un magnete ad alta potenza. Credo secondo di averlo da qualche parte. Il posto migliore dove trovarne uno sono le rovine degli ospedali del Commonwealth. Devo Abbiamo sempre andare negli ospedali, quindi. Per trovare il resto dei magneti. Dovrebbero essere qui in tempo per il tuo ritorno. Per costruire gli attuatori avremo bisogno di 4 magneti, uno per arto. Va Buona bene. Buona fortuna. Andiamo a cercare i magneti, forza. Wow, certo che il macchinario è proprio distrutto, è proprio messo male. Liberty Prime, eh? Sembra un progetto davvero maestoso. Chissà che magari in realtà qualche magnete ad alta potenza non l'abbiano già qua in magazzino. Sai com'è, con tutta questa roba magari qualcosa gli può essere sfuggito. Ma guarda, un frame per un'armatura atomica. Ed è quello della confraternita d'acciaio. Sai cosa? Credo di avere l'armatura adatta a te. Però ti chiedo di aspettare un attimo. Prima, Dance, andiamo a recuperare i pezzi. Ah, dannazione. A casa non ne abbiamo neanche uno. Va bene, Dance, dobbiamo andare in ospedale. Ma guarda, già dei super mutanti, eh? Per la confraternita! Allora, li friggo tutti quanti. Non ho problemi di munizioni, tranquilli. Le armi che usano il nucleo di fusione con il potenziamento infinito sono veramente rotte. Che arma potrei usare qua dentro per non distruggere tutto? Sì, la katana potrebbe essere una bella idea. Buongiorno, supermutanti. Sono qui per liberarmi di voi e prendere quei magneti. Però prima... Tu, stai buono. Quella mini nuke ora è mia. Aspetta allora che... Mi occupo anche di te e anche di te, cagnolone. Fermo lì, che ora arrivo. Ecco fatto. La criolancia effettivamente la usiamo poche volte. Dovrei usarla molto di più. Cavolo. Ecco fatto, aspetta che ti ricarico. Ui, quanto resisti tu? Povero cane, direttamente in faccia. Ecco fatto. Oh no, è rotolato di sotto. Furia. Adesso ci penso io a voi. Vieni qua. Ecco fatto. Le vecchie katane non deludono mai. Te l'ho detto io che la katana è sempre un'ottima arma. Ecco fatto. Sì, sì, il Commonwealth dei supermutanti, come no. Il Commonwealth è del primo che se lo prende. E casualmente quello sono io. Chiave della serra operatoria, grazie. Stattene buono, su, fammi il piacere. Non vi impegnate neanche abbastanza per farmi divertire. Miriamo ai punti deboli. Visto? Te l'ho detto io. Neanche il divertimento di vedervi disintegrare. Vediamo dove ti nascondi. Credo che siano tutti di là. Esattamente dove si trova il mio obiettivo. Buongiorno cagnolino leggendario.
Chissà se i supermutanti si affezionano ai loro cagnolini leggendari. Oh, bello, esattamente come il mio questo. Ma è uguale, identico al mio, porca miseria. Questo è diverso da quello che abbiamo appena preso. Questo è quello che abbiamo raccolto adesso. E perché allora nelle immagini ho fatto vedere il mio? Boh, non lo so, ogni tanto sto gioco con le mod svalvola per i fatti suoi. Perché quello rapido è questo qui, che ha fatto vedere esattamente che è il mio. Guarda, non mi chiedo. Non mi chiedo e va bene così. Anzi, sai che ti dico? Te, apro la porta. E mi diverto con voi. Visto? È così che si usa un lanciagranate. E così, come fosse per magia, ecco un magnete d'alta potenza. Sai, Dance, in questo momento sto solo fingendo di essere forte. In realtà, dentro, sto soffrendo veramente molto. Volevo solo una vita normale. Non avrei mai voluto tutto questo. Mi ritrovo a fare scelte difficili che mai avrei pensato possibili. Ma va bene, non importa. È giusto così. Andiamo, la missione deve continuare. Amici belli, ho portato tutto quello che vi serve. Eccoci qua. Mi servirebbe un tavolo chimico per creare gli attuatori. A quanto pare non serve. Basta che li creo direttamente da qua. Ecco fatto. 1, 2, 3 e 4. Ingram, caricare gli attuatori sono a posto. Ingram, i 4 attuatori sono pronti. Ottimo lavoro. Grazie. Come da programma. Ho riattivato le funzioni base di Prime. È pronto a partire. In effetti è difficile spiegare al sistema come mai non può muoversi al momento. Lo immagino. Se gli iscrivi avranno montato gli attuatori, non ci vorrà molto per installare le braccia e le gambe. Perfetto. Questo ci porta a parlare del tuo prossimo compito. Ovviamente. Non ci vorrà molto prima che Prime possa camminare e parlare. Ma gli manca ancora un ultimo, importante elemento. Le sue testate nucleari. Ah, senza, certo, di esse, il suo potenziale offensivo risulta notevolmente ridotto. E che altre armi ha Prime? Con che cosa è armato Prime? Prime ha due sistemi per le armi: i suoi occhi laser e le testate nucleari. Gli occhi laser sono in grado di colpire e abbattere i nemici con assoluta precisione da diverse centinaia di metri. Molto interessante. Le sue testate sono bombe nucleari Mark 28 modificate. Venivano sganciate dai bombardieri durante la guerra. Ah, bombe nucleari semplici da trovare. Tre o quattro munizioni del Fat Man. In pratica, qualunque cosa colpiscano, non si rialza più. I suoi occhi ottimo. Laser sono quasi pronti. Ma senza le testate nucleari, il suo potenziale offensivo è più che dimezzato. Lo immagino. È grossa la parte delle testate nucleari. Dimmi dove trovarle, allora. Non dovrebbe essere un problema. Dimmi solo dove si trovano. Vorrei tanto farlo. L'alloggiamento per le bombe di Prime è stato fatto per bombe nucleari Mark 28, le stesse sganciate durante la Grande Guerra. E lo sappiamo. Il Commonwealth era una delle basi principali per le forze aeree militari, così pensavamo che non avremmo avuto problemi a trovarle. E invece... Ma dal nostro arrivo, le nostre squadre di ricerca non sono ancora riuscite a localizzare una sola bomba. È un bel problema. È un bel problema, sì. Senza un carico completo di testate, Prime non avrà la potenza di fuoco necessaria per attaccare l'istituto. E armarlo con qualcos'altro? Magari potremmo armarlo con qualcos'altro. Ci vorrebbero mesi, o addirittura anni, per installare nuovi sistemi d'armamento su Prime. E non abbiamo questo tempo. Abbiamo già abbastanza difficoltà a procurarci tutti i pezzi che ci servono per farlo andare così com'è. Però non è ancora detta l'ultima parola. Il censore Quinlan ha trovato dei registri riguardanti un'installazione militare che veniva usata come deposito per le armi nucleari. È molto probabile che tra queste ci fosse anche una scorta di Mark 28. Certo, molto comoda come L'unico cosa. Il problema è che l'installazione si trova da qualche parte nel Mare Splendente. Fosse un problema il Mare Splendente. Andrò immediatamente lì. Stavamo giusto per chiedertelo. Sarà la tua prossima missione. Lo scriba Aelin ha creato un punto di collegamento al confine con il Mare Splendente. Ti suggerisco di andare lì prima e di stabilire un protocollo di segnale con lei, in modo da evacuare le testate una volta che le avrai localizzate. Perfetto. Al tuo ritorno dovremo essere pronti a risvegliare Prime. Buona la fortuna. La bella addormentata cavaliere. Si risveglierà allora, eh? Allora, se non vi dispiace, io mi prendo questa come premio. Questo sì che è un armamento. Hai proprio ragione, e ho anche in mente quale armatura dargli. Prima di tutto, parcheggiamo questa e andiamo a uno dei miei tavoli da lavoro che ancora non ho usato. Questo qui. Forse qui posso creare qualcosa di abbastanza utile. Sì, decisamente qualcosa di interessante. Equipaggiamo tutti i pezzi, l'abbiamo ottimizzata al meglio
E sì, in base ai documenti della dottoressa Lee, questa è la cosa più vicina che posso creare a Liberty Prime. Credo proprio che ti metterò all'opera molto presto. Però non solo la Power Armor dobbiamo potenziare, dobbiamo sistemare anche il nostro arsenale. Vediamo, se riuscissi a fare un po' di spazio qui spostando qualche tavolo inutile... Ecco qua, devo riuscire a fare un po' di spazio magari spostando questi due tavoli. Qui non va bene, occupa troppo spazio. Qui invece è perfetta. Va bene, mettiamoci all'opera. Credo di aver bisogno di qualche pezzo per le braccia nuovo. Ok, posso indossarlo direttamente o ho bisogno degli altri pezzi? No, posso indossarlo, perfetto. Posso indossarlo sì, ma mi toglie la giacca. Ok, non è un problema. Non è un problema perché sono stupido, ho preso il torso invece che l'altro braccio. Bravo genio. Ok, stavolta facciamo il pezzo giusto, mi raccomando. Le gambe non credo ci servano, però facciamolo. Giusto per sport. Allora, mettiamo tutto. Questo e questo. Ok, le gambe, come dicevo, non ci servono. Però devo dire che nelle braccia sta proprio bene. E se mi rimetto la giacca? Ovviamente clippa fuori. Cosa mi dovevo aspettare? È interessante però vedere tutta questa parte robotica sul nostro corpo. Abbiamo anche le mani, l'unibelt, che non ho idea di cosa faccia, e il lower connector. Ed infine il supporto. Va bene, facciamo tutto. Abbiamo i materiali, facciamolo. Allora, la cintura non ci toglie la nostra cintura, però ce ne mette un'altra abbastanza carina. L'end frame ovviamente sostituisce i nostri guanti. Ti dirò che non sono neanche così orribili. Il lower connector, ah eccolo lì, sulla spina dorsale. Il lower support ci toglie il pezzo che abbiamo appena messo, ma non lo vedo. E l'upper support, anche questo non lo vedo. Ah no, eccolo, aspetta. Stanno sia sulle braccia che sulle gambe. Bruttini, eh. Ok, vediamo se possiamo modificarli in modo interessante. E ovviamente se mi metto l'armatura, si toglie tutto tranne questi due pezzi. Vediamo allora di modificare tutto. Allora, ti posso appesantire ovviamente rendendoti molto meglio. Allora, posso appesantirti rendendoti più difensivo, ovviamente. Però ovviamente rendendoti pesante devo mettere tutti quanti i pezzi per non subire penalità. Proviamo da combattimento. Mentre l'altro braccio... Proviamo da Marine. Ok, sono effettivamente le texture base di quello da Marine e da quello da combattimento. Penso che punterò più a quello da combattimento, però. Mettiamo la palette 85, che è quella che mi ispira di più. Rendiamolo stabilizzato. E vediamo cosa possono fare anche le mani. Peccato, peccato. Se avessero potuto avere anche il modificatore leggendario, l'avrei preso volentieri. E ora arriviamo a questa parte, il torso. Il torso, lo vogliamo oppure no? Una parte di me direbbe, beh, perché no? Però d'altra parte il torso mi potrebbe anche aiutare. Sì, decisamente. Vediamo oggi com'è. Siamo creativi. Davvero astuto. No, non mi fa impazzire. Non mi fa impazzire. Il mio seno non gradisce. Vediamo vestita completa come stiamo. Allora, non sarebbe male se non fosse che quel pezzo lì mi passa attraverso la maglietta. Però in realtà è che forse è il vestito che non è adatto per combattere. Forse dovrei trovarmi qualche straccetto nuovo. Sai come si dice, Dance? Quando un venditore inutile non ti vende le cose, fattele da solo. Solo quando trovi però il tavolo giusto. Eccoli qua, perfetto. Allora, abbiamo il Wounded, l'Udi e l'Outfit. Facciamo questi due? Ma perché no, facciamoli tutti e tre. Il nostro nuovo vestito a me piace un sacco. Però, vediamo come sono gli altri. Ok, questo non è male. Questo non è male. Come per tutti gli altri vestiti, però, ci fa questo contorno invisibile. Cosa facciamo? Rinunciamo al mio bel seno? Vediamo col cappuccio? Col cappuccio... sì, non è male, effettivamente. Non è male, carina la felpa. Ed infine, il Wounded. Ok, questo è un ferito grave che sta ancora girando. Però forse so come aggiustare il tutto. Vediamo se riesco a fare la magia. Ecco fatto, il problema delle dimensioni ora è stato risolto. Come se potessi abbandonare le mie bellissime forme. Lo capite anche voi che non si può fare.